Buongiorno ragazze! Ciao! Ci siamo appena svegliati, si sente dalle voci. Stiamo andando in bici, in missione. Ce la faremo? Non lo so. Lo so. Ieri sera abbiamo fatto le ore piccole, stamattina ci siamo svegliati presto perché volevamo venire in bici. Oggi ci siamo svegliati con forza e volontà, quindi ma adesso bisogna vedere se ce la facciamo. Sì, perché fa molto caldo. Sono le 8, dovremmo in teoria riuscire ancora ad avere un po' di fresco della giornata. Comunque, ora prendiamo le bici e andiamo, perché giù casa c'è una bella pista ciclabile, quindi siamo contentissimi di andare. Andiamo! Docciata e fatta lo shampoo, quindi ho questi capelli molto vaporosi, li ho asciugati all'aria e ci è piaciuto un sacco questa passeggiata con la bici. Ovviamente ho ripreso pochissimo, altrimenti rischiavo di cadere io e la bici. Siamo stati prima sulla pista ciclabile e poi nella villa, è stato bellissimo. Ora io e David vogliamo preparare insieme il sushi fatto in casa, quindi faremo noi il nostro sushi fai da te, quindi ci saranno delle belle. E dopo una bella passeggiata con la bici voglio farvi vedere una bellissima sorpresa che ho appena ricevuto. Stupendo, sicuramente piacerà anche a voi se siete amanti come me della cartoleria e delle agende. Faccio vedere. Questa è la scatola, scusate il casino che c'è nello studio. Guardate, solo la scatola è stupenda. Mr. Wonderful è famosissimo, un sito che io adoro perché vende oltre alle agende anche tutti gli accessori di cartoleria e per la casa. Stupendo. C'è il sito, magari ve lo lascio giù nell'info box se volete dare uno sguardo, perché sono cose super carine. Ora vi faccio vedere il contenuto. Scusate, sono particolarmente su di giri perché adoro il marchio Mr. Wonderful che mi ha mandato tutti questi prodotti stupendi. Prima di tutto il pezzo forte è l'agenda, la nuova agenda del 2019-2020. Io ho scelto questa qui che è l'agenda settimanale classica. Ho scelto questa che è quella un po' più semplice e meno colorata. È un blu nero, un blu scurissimo, quasi nero, con la scritta darò il massimo in argento e rosa, ma proprio il massimo Mr. Wonderful. Mi piace veramente tantissimo, ragazze. Mie agende vecchie di Mr. Wonderful è quella classica grande settimanale, anzi questa leggermente più piccola, infatti è più comoda. Questa aveva i cerchi troppo grandi secondo me, azzurra. Invece questa di quest'anno, che è quasi terminata praticamente, è quella piccola, è comoda per portarla tipo quando andate fuori, però non c'è molto spazio come questa grande, dipende voi come la utilizzate. Comunque questa è del 2019-2020, le nuove ci sono un sacco anche di colori, di forme particolari, molto più colorate, carine, vedete, azzurra. Vi faccio vedere anche un po' l'interno, è stupendo ragazzi. Ho pensato magari più là di fare anche un video su come organizzo magari l'agenda, la sfoglio con voi. La cosa bella, la novità che già ho visto, che non avevano le altre agende, che sono separati per ogni mese, ci sono vari colori, molto comodo, settembre, ottobre, comodo. Qua c'è molto spazio per scrivere, se voi scrivete molto di più, magari se andate a scuola c'è anche l'agenda giornaliera, quindi ogni pagina un giorno. A me piace invece tenere tutta la settimana così in bella vista e sapere tutti gli impegni e gli appuntamenti di quella settimana. Poi ci sono, sapete, tutte le scritte carine, sfiziose, adesivi, vedete, adesivi alla fine che poi potete attaccare nell'agenda. Se vi interessa vi posso fare anche un video specifico in cui organizzo e sistemo l'agenda. Io adoro le agende, infatti ce l'ho da sempre perché mi piace un sacco programmare, colorare. Poi ci sono anche degli sticker, guardate quanto sono belli. È stupenda questa agenda. Poi questo è bellissimo ragazze, è un beauty case per il trucco, carinissimo. Ci sono anche i pompon appesi, troppo carino questo rosa pastello.
È bello capiente, mi piace. Le confezioni sono stupende, ragazze. Guardate questa tazza. Ci sono anche le tazze di Mr. Wonderful che sono molto carine. Io, come al solito, ho scelto una molto semplice. Mi piace veramente tanto. Poi ci sono un sacco di tipi, gli unicorni. Ho preso questa molto semplice. Non poteva mancare, ovviamente, un diffusore per l'ambiente. La fragranza si chiama Summer Garden. Infatti è un odore molto fresco e floreale. Mi piace molto. Proprio super estivo. Poi, altra cosa super carina, sempre per la nuova casa, è il calendario. Cioè, guardate ragazzi, è stupendo questo calendario. Ci sono all'interno anche degli adesivi. Poi magari qualche altro vlog vedrete dove ho posizionato il tutto. Stupendo questo calendario, semplice ma bello. Poi per finire mi hanno mandato questo portachiave di questa nuova collezione qui col gattino. Stupenda, ci sono un sacco di accessori, anche le tazze molto carine con il gattino. Io ho scelto il portachiavi per le chiavi della nuova casa. Mi piace molto, in oro rosa con questo gattino, è super carino. Queste sono tutte le cose che mi hanno mandato Mr. Wonderful, che ringrazio veramente. Sono stati gentilissimi, vi lascio il link del sito giù nell'info box. L'agenda nuova non vedo l'ora di utilizzarla. Parte da agosto 2019 e finisce poi ad agosto 2020. Io l'anno scorso la cercavo a settembre e già era terminata, perché praticamente le persone giustamente si anticipano, le acquistano già da ora, da giugno, luglio, già si acquistano le agende, perché poi a settembre sono finite. Infatti l'anno scorso mi accontentai e non presi questa nella dimensione classica, ma presi la più piccola. E questo è tutto, bellissima sorpresa. Quindi, un'inquadratura un po' di fortuna, ragazze. E allora eravamo partiti che volevamo fare il sushi, poi perché è un po' tardino, allora ho pensato di fare due ricette, una rivisitazione di due ricette che abbiamo mangiato in dei ristoranti di sushi. Tu che ridi? No, niente. Ci sentite? Abbassa queste gambe velose. Scusate. Quindi ho pensato di fare la tartare di salmone al lime che abbiamo mangiato. Buonissimo. In un ristorante. La tartare è stata fatta col mio pollice. Una volta cucinato, quando siamo a casa nuova, ecco i risultati. Poi quest'altro piatto, shirashi penso che si chiami, cioè praticamente quello con riso, salmone e avocado. Così facciamo fame, un piatto leggero, fresco, estivo e insomma veloce, che stiamo morendo di fame. Qui dentro potete notare la presa della spina. No, dico poi fai. Che Dejo non ha messo. Questi sono i lime. Poi Dejo non c'entra l'inquadratura perché è troppo alto. Sta piegando. Che video. Ma avete notato che da quando siamo a casa nuova quanto si è calata la qualità dei nostri video? Iniziamo prima con la tartare di lime, che è molto semplice da fare. Abbiamo comprato questa qui già pronta. Magia. Il buon David taglierà fettine sottili sottili lime. Sottili sottili? Tanto sono pollice verde, pollice bianco. Non c'è il coltello però. Ah ragazzi, vi ricordate lo splendido tagliere di legno che avevamo comprato da Ikea? È buttato già, fate vedere come si è ridotto. È bellissimo questo tagliere, è molto comodo. Non c'ha la scanalatura, l'incanalatura per non far fuori uscire il sugo delle verdure quando si tagliano. È molto comodo. E dopo una settimana guardate com'è diventato. È sempre molto comodo, devo dire. Eccolo qua. No vabbè, però uno ve lo dà Nancy e uno lo faccio io. Capite? Ognuno c'ha il suo tagliere così. Noi pensavamo, vedi, che sarà rotto, invece no, è fatto apposta per poter far lavorare chiunque. Sì, per far lavorare anche me, allora non ho fatto due, giustamente. Quindi il tagliere per la coppia. No, io in realtà mi voglio autodenunciare, perché secondo me fanno schifo comunque questi taglieri, però secondo me è pure un po' colpa mia, perché l'ho messo nella lavastoviglie a 75 gradi. Il risultato è questo, che ci potete guardare dentro. Sì, che oramai buttiamo tutto nella lavastoviglie. E quindi niente, è andata a farsi benedire. Vediamo se la mia forza verrà. Attenzione che muscoli, volete un pezzo? È un Lego però, guardate. È bellissimo. Comunque, il rumore che sentite è la pentola in cui abbiamo messo a bollire il riso nel frattempo. Ciup ciup la pentola. Vabbè, si sentono anche macchine cos'hai che abbiamo tutto aperto. Siamo qui a Roma, nella ridente città di Roma, dove c'è tutto traffico. Nella sudante città di Roma. Ecco. Il metro che fa, guardi. Perché dovete sapere ragazze che noi vlog li facciamo al massimo una volta a settimana, ma anche di meno, no?
E quindi il resto dei giorni sono io che cucino. Quindi ora che facciamo il video, lei tu cucinerà per noi. Anche che oggi non sto proprio bene io, quindi deve cucinare. È il giorno del palloncino. Senti, il palloncino. Quando le donne si mettono il pannolino. Basta. Che c'è? Hai perso la tua proverbiale serietà? Cretino, queste ciotole uguali, sottolineo uguali, metteremo in realtà di pannone. Vengo dall'antico Giappone. Stiamo facendo questo pranzo leggero perché dopo già abbiamo detto che dobbiamo andare a mangiare il pronto yogurt. Io sento un rumore, ma non è che si sta friggendo il riso? Basta, sta bollendo. No, sta proprio bruciando. Si è bruciato. Adesso mi dico. No, se è passato non si è ancora bruciato. Vabbè. Sta iniziando a bruciarti. No, no, non si è bruciato. Okay, il riso è perfetto. La cultura del riso è perfetta. Il ristorante ce l'hanno servito in delle ciotoline piccole piccole in cui c'era sotto una fettina soltanto di lime e sopra c'era la tartare di salmone. Guardate la precisione. Wow, un applauso. C'è. Perfetto. È una carta velina praticamente. Perfetto. Ti è. Ciappa qua. Guardate, differenza tra me e lei. Vai, prendilo uno pure tu. Vai. Era un batticiglio. Ma il lime non è molto aspro. Io lo faccio anche con il limone, ragazze. Andiamo a mettere la tartare che abbiamo fatto noi proprio. Sì, noi proprio l'abbiamo fatta, ragazze. Se avete una ciotolina proprio della misura della fetta di lime, vengono molto carine. L'impiantamento lascia un po' desiderare. Però il sapore è buono. Un pizzico di salsa di soia. Un goccino di salsa di soia. Ci metto una spruzzatina di pepe. Mettiamo anche un po' di lime, vedete? Così. Giusto qualche goccia. Viene buonissimo, ragazze. Poi magari lasciatelo in frigo per 5 minuti, così viene ancora più saporito. Nel riso mettiamo un po' di questo aceto di riso. Adesso vediamo. Ma non si gira con un cucchiaio, no? Con questa cosa. Questa serve quando devi prendere. Avete visto la mia maestria? Questa serve per prendere. Aspetta, aspetta. Ora facciamo il nostro ci lasci. No, non ci lasciare. C'è una bella giannetta, come si dice a Roma, di aceto, quindi di aceto, basta. Quindi... abbiamo messo il riso con l'aceto di mele che vi abbiamo fatto vedere prima e ora stiamo adagiando le fettine di avocado e poi mettiamo il salmone condito con lime e salsa di soia. Questo è un fiore, ragazzi. Schifezza. Un fiore appassito. Wow, questo tocco ci voleva proprio, un tocco di classe, direi. Buon appetito. Miam. Ed è pronto il nostro pranzo fresco, leggero ed estivo. Guardate qua che nettare. Qui ci imbrechiamo proprio con succo di frutta.